per dare il fischio, lo vedete inquadrato leggermente sulla sinistra, partiti. Lo confermo, questa è la partita di andata, la Coppa UEFA si gioca infatti in andata e ritorno, contrariamente alle altre manifestazioni europee che si giocano con partita unica. Sono tutti davanti i giocatori del Videoton, pallone controllato da Pasovic, centro a sinistra libero anche Vec, eccolo che riceve, vediamo se effetto al cross, effetto in effetti, e poi all'ultimo momento ecco che Camacho verso Mitchell. Mitchell cerca di andare avanti, però il pallone è per Gallego, azione pericolosa, vediamo come si conclude, pallone che ha superato la trasversale, l'intervento regolamentare, Borsani, non c'è nessuno sulla destra, c'è una punizione per il Videotoni, si è restato di Burscia, lo vedete accanto a Novazzi al numero 1, in qualche modo si porta la palla, parte, la palla avanti Valdano. Una finta da parte di Vadas, il lancio poi pulito, pallone che è mantenuto in campo, però ecco che in qualche modo riesce a cercare Cendo di allungare la traiettoria. Il tiro molto pericoloso da parte di Gallego, una possibilità, pallone in rete, al volo ha segnato con un tiro splendido Mitchell, cielo nello stadio, aveva alzato lo splendido pallone Cendo ed è Mitchell che intervenendo al volo ha messo la palla in rete alle spalle. Ecco che rivediamo, vedete Cendo che ha allungato il pallone, vediamo lo splendido lancio in avanti di Gallego a scavalcare anche il libero, arriva al volo con un tiro imprendibile, angolatissimo, ha segnato Mitchell, quindi al 31esimo, rivediamo anche d'altra angolazione, vedete scavalcato il libero che era Chuey, splendida per coordinazione a Sala, anche toccata, è stato persino abbastanza bravo Peter Disch, nulla da fare. Adesso il Real Madrid cambiano pallone portatosi in avanti, ancora azione pericolosa, saltato il portiere, il tiro che per un filo assolutamente sfiora il palo, disperazione, è stato Butragueño a proseguire in questa azione, c'è un tocco laterale, poi il tiro, intanto la barriera viene avanti chiudere, è stato Vardas a calciare per ultimo, adesso è Novaz che si impegna. Butragueño controlla il pallone, lo lascia uscire. Terzo calcio d'angolo per il Videoton che sta concludendo la parte finale all'attacco. C'è un colpo di testa con pallone deviato da Vadas. In piedi la cabina, la panchina del Videoton con Ferenc Kovács. La parte opposta verso Butragueño, intanto c'è anche Santillana disposto davanti per ricevere, effettuato il cross con pallone che sfugge poi dalle mani di Peter Dister e termina in calcio d'angolo. Vedremo da che parte l'arbitro dirà che deve essere Tana, poi c'è Gallego che spinge questo pallone verso Butragueño, Butragueño si osserva la posizione dei suoi compagni, poi effettua un lancio che è buonissimo, buonissimo verso Gallego. E allora Gallego che fa? Vediamo, lancio in avanti e sull'intervento poi di un difensore di Chuey l'azione sfuma, vediamo che cosa indicano i giocatori. C'è un'incertezza tra discussioni tra l'arbitro e che è entrato in area liberissima, ancora Gallego, ancora un cross al centro dell'area per il tiro di Gallego sbucciato questa volta di sinistro, poi per ultimo ha effettuato il tiro Butragueño, deviazione e quindi calcio d'angolo in favore del Real Madrid, pubblico che fischia la porta, vediamo. Direttamente verso la porta, solo si può replicare il tiro con palla fuori. Vediamo se andrà al tiro il giocatore Laszlo. Tarda Laszlo, però trova smarcato Wittmann. Cross di Wittmann, colpo di testa con palla che... palla persa da Valdano. Decide di effettuare il tiro e colpisce l'esterno. Con questo tiraccio il Videoton, stesso schema, ancora pallone verso il giocatore che cerca di disimpegnarsi, effettua il cross, possibilità di tirare al volo, parata splendida da parte di Miguel Angel sul tiro del
buon lavoro con Butragueño, lancio in avanti, due, c'è la possibilità per il Real Madrid di andare ancora al tiro, vi dicevo, pallone difficile da controllare, è stato l'errore con il quale il Real Madrid ha mancato, che effettua il rinvio, colpo di testa di Valdano per questo lancio, lo scambio con Butragueño, ancora Valdano, si libera Valdano, Valdano si libera, purtroppo nessuno l'ha seguito, per Mitchell era il numero 6 David Bursch. Vediamo che forse viene deciso per il cambio. Lui Smoloni ha fatto riscaldare un altro giocatore, mentre più perplesso è l'allenatore della Forne, che viene recuperato da Mitchell, che è il giocatore che ha segnato il gol. Mitchell entra nella finta, dribbling, poi scambia ancora, è libero, ancora un pericolo, colpo di testa e gol, colpo di testa e gol per la seconda volta. Intanto il giocatore pare che si sia azzoppato, e Sanchez non riusciamo a individuare in che modo il giocatore si sia fatto male, vediamo. Santillana, ecco, che mette in rete Santillana dopo il primo tentativo da parte, è ancora rimasto a terra, chiedono il cambio, è incredibile, Santillana pare proprio che si sia infortunato seriamente, il gesto di Stilic che divide le due metà campo, lancio in avanti e c'è un'opportunità forse per il Madrid, tanto Stili che è scivolato, vediamo un po' e il tiro, butta fuori il pallone, Palkovic ha calciato addirittura di interno, però il pallone non è uscito, l'unica circostanza nella quale è scivolato Stili, che quindi c'è stanno madrileno, calcio di punizione in favore del Videocon, 41 minuti di gioco nel corso della ripresa, colpo di testa parata proprio sulla linea di porta con un colpo di testa di Wittmann, la parata, l'unica parata effettuata da Miguel Angel, azione che rivediamo adesso, il cross era di Peck, colpo di testa ed era centrale ma difficile, dopo questo è Valdano, un lancio ancora, eccolo Valdano ancora sbarcato, tenta il tiro, è troppo debole di esterno destro, cercava di sorprendere Peter Dissel ma Gallego non ha tirato forse con sufficiente energia. Azione delle Videoton mentre siamo entrati nell'ultimo minuto e mezzo di gioco, qualche fischio da parte del pubblico, c'è anche Salghero in campo dopo che è uscito Santillana, ha giocato gli ultimi 5 minuti, ecco il lancio, è anche buono, e allora a questo punto è tutto facile, tutti fermi, e questo credo che l'arbitro va verso il centro del campo, terzo gol, vediamo al replay, il cross di Mitchell, e il terzo gol lo rivediamo ancora, tripletta che Valdano con grandissima facilità ha messo in rete, pubblico che se ne va, del resto non c'era da aspettarsi molto, vediamo, liberissimo Valdano, mette a segno, se non altro abbiamo visto tre gol, l'ultimo segnato al 43esimo. Punteggio pesantissimo, 30 secondi al termine, con questo tentativo effettuato da Wittmann, pallone che viene ancora giocato dal Videoton, effettua poi il cross Genti, vediamo se tirano, si tarda, e poi naturalmente l'arbitro Boutreau che ha concesso più di 2 minuti alla formazione del Videoton per concludere questa azione insistente, manda tutti negli spogliatoi. Vi ribadisco il risultato, i marcatori a Zeheppe Hervar in Ungheria, il Real Madrid nella partita di andata della finale di Coppa UEFA ha vinto contro il Videoton per 3-0, i gol sono stati segnati nel primo tempo al 31esimo da Mitchell, nella ripresa ancora al 31esimo da Santillana, tripletta con Valdano al 43esimo. A tutti grazie per la cortese attenzione, buonasera.